Ciao belli, ciao belle, la scisa, la sichi, ciao 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 ciao. Allora, ormai sto truccata e quando mi trucco bisogna faccia un paio di video a fila. Madonnina, capelli, ma come fai ad andare girosi? Me lo dite per favore. Il bello è che ancora non li posso legare. Ah, sono incazzata nera perché c'ho sto dente rotto. Madonna. E ho sistemato un po' di queste. Allora. Vengo. Stringo, vi voglio fare questo video sulle palette di illuminanti che ho, perché siccome ho delle palelle belle, ve le voglio far vedere. Vado a parecchio ritorno. Siccome ho sempre detto lo fo e poi non l'ho mai fatto, oggi lo fo, però è bellino sto colore, ma se n'è già, bello che è andato. Che sdegno, mamma sto dente, signore Gesù aiutami. Prima che impazzisca. Questo è chiaro. Peccato. Bello, ma se ne va. Eppure mi sembrava reggesse. Mi sbagliavo. Allora, vi faccio vedere. Si parla di palette. No, gli illuminanti in generale. Palette. Quelle più belle che ho, perché vabbò, se si parla di illuminanti, ho 7 cassetti, quindi a questo punto. Però, palette. Alcune sono vere e proprie palette, mentre una è una palette, però purtroppo non so se riuscirete a trovarla. Quindi stringiamo e andiamo avanti. Allora, le due più belle palette a livello di economico, diciamo economiche, che ho sono queste della Slick. Questa c'ha ancora il suo aggeggino, che sono una dorata e una scura. Una è Solstice e l'altra è Precious Metal. Allora, io penso le conosciate tutti. Oddio, specchiano di brutto, eccole qua. Sono fantastiche, hanno dei colori spaziali, sono belle perché comunque sono palette di un bel materiale. Di brutto hanno che si aprono fin qua. Odio le palette che si aprono fin qua, cioè che cazzo mi apri la palette fin qua. Questa dorata poi ancora peggio. Allora vi faccio vedere i colori dentro. Cioè, dentro abbiamo due colori, allora no, di qua sì, qui ci sono 3 in crema e uno in polvere, e di qua ci sono uno in crema e 3 in polvere. Quindi qui abbiamo i dorati e comunque là ve li faccio vedere. Questi due sono quelli più chiari e sono quelli in crema. Cioè, scusami tanto. No, perché non lo so se lo vedete, ma è luce pura sta cosa. Cioè, sono di luce pura. È luce pura. E questo è quello un po' più scuretto, ok? Il doratino. Mentre queste qui... Questo è quello in crema, il rosino, e poi abbiamo il dorato, il giallo anzi, giallo, rosa, e questo, l'arancio. Sono fantastici, hanno una luminescenza pazzesca. Questi qui in crema li adoro, cioè li adoro perché addirittura io li uso anche per il corpo, guardate, mamma mia, ora mi riempo tutta, vabbè. La cosa che più che altro fa un po', è un po' più difficile di quelli in crema da usare, sono un po' più difficili da stendere, ci vuole un pennello decente, un pennello che vi regga bene, perché altrimenti fate fatica a stenderli in maniera decente, ecco, vi rimane forse un po' troppo la chiazza. Però comunque, mamma mia, valgono, anzi adesso vi faccio vedere così, ve lo spiattello nel mezzo all'occhio. Cioè, scusatemi, no, perché... No, scusami, ma te chi sei? Una lampadina? Ah, mi sembra di sì, sì. Una lampadina di alto consumo o basso? Mi sembra a basso consumo. Ok, vabbè.
Detta questa marea di cazzate, sono andata un po' troppo alta qui, ma insomma va bene uguale. Ok. Ho anche una caccola nel mezzo all'occhio, benissimo. Ok. E queste sono le due della Slick. Mo si toglie questo perché fa pure cacare, tanto è più bellina senza. Ora, questa qui ve la faccio vedere lo stesso perché merita troppo. Questa qui è una palette che io ho preso in quella famosa collaborazione che feci con tutti i dupe. Se mi ricordo, vi metto qua il video, ma è una cosa vecchia. Praticamente ho preso una serie di cose, forse questo, no, con dei dupe, i dupe dei prodotti, insomma, i dupe, basta, cioè, ma perché mi devo complicare la vita? Cioè questi qui, se mi ricordo, ve lo metto qua. E praticamente non è altro che la copia sputata dell'Anastasia. Credo, eh? Anastasia, eccola qua. Non sto a menarvela perché c'è veramente, penso di avervela fatta vedere 855 volte, però meritano, eccoli qua. Per essere dei prodotti che comunque costano quello che costano, è una bella palette. E ha appunto questi colorini un po' più scurini che comunque sono, eccoli qua, vedete, belli belli. Si chiama Miss Rosé. Ok, poi sempre da questo video qua tiriamo fuori la Glow Kit. Io non posso anche questa non farvela vedere perché merita troppo. Questa praticamente sarebbe il fake di Urban Decay, da quello che mi hanno detto. Anche questa ve l'ho fatta vedere diverse volte. C'ha questi tre colori. Questo è un. Si chiama? Vabbè. Eccola, viola, arancio e qui c'è le sfumature del verde. Mi dispiace, ma guardate qui cosa non è. Alzo le mani anche qui. Ok, adesso veniamo alle cose più serie. L'ultima, vi metto il top per ultimo. Allora, questa è quella di cui vi parlavo. Questa è una palettina della Essence, che mando un bacio a Franci, me l'ha mandata lei. Io, ragazze, questa è vecchia, però è veramente, veramente gola. Made to Sparkle. Highlighted Transforming Prismatic Palette. Allora, bianco con le cangianze rosa, giallo. Questo ha le cangianze dorate. E questo è un blu spettacolare. Spettacolare, da. Ve li faccio vedere perché anche questi valgono. Ora, ve li metto di qua perché se no. Vabbè, aspettate, che comunque così fanno cacare. Eccoli, vabbè. Non sono poi tutto sto granché, chiaramente, però. Per essere una palettina, vedete, ci ho ribattuto. Mi faccio del celeste, che secondo me è quello più bello. Eccoli qua. Per essere una palettina della Essence è il top. Anche perché hanno una bella scrivenza, comunque, per essere della Essence. So se costerà 3 euro. Però devo dire che ci sono comunque gli illuminanti, non è necessariamente che siano sbabam, cioè magari sì, ok, certo, se sbabangano è meglio. Però devo dire che questa qui è molto molto carina, riesce, siccome ha queste colorazioni un po' particolari, tipo il blu, eccetera, riesce a dare questo colorito top together che mi piace un sacco. Un'altra di cui non vi posso non parlare ed è quella che c'ho su adesso è questa qui della L'Oreal. Io ce ne ho due, questa e l'altra, ma l'altra non merita veramente quanto questa. Ah, che cretina! Vedi, perché sono idiota? Perché sono idiota? Allora, queste due, che sono entrambi della L'Oreal, della Accord Perfect, c'è il fondo. C'è il fondo, c'è il correttore, c'è, 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 c'è. Allora, al di sotto trovate pure questo qui, in tutte e due io, e sotto pure lo specchietto. Io credo di non averlo tolto in nessuno dei due, esatto. Questo è anche più grande dell'altro. Allora, questa diciamo che nonostante sia una palette di illuminanti come l'altra, highlighter, io di questi ho anche quello in gocce, però non essendo una palette come questa non ve lo faccio vedere, ma anche ve lo spacca il culo. Allora, questi sono dei colori un po' più, vedete? Eccoli. E devo dire che sì, sono belli, però comunque da usare come terra molto di più. Questi
Questa fa panico paura ed è quella che ho su adesso e ve la swatcho. Cioè, guardate qui cosa non è. È molto bella. Tre colorazioni, blu, bianco e color crema. Che fa? Viene via la cialda addirittura, vabbè. Ok, detto ciò, basta. Non so se le trovate ancora, ma io da qualche parte l'ho viste. Non posso non mettere la Lotti. Io questa l'avevo persa di vista perché naturalmente l'avevo infilata nel mio porta illuminanti di plastica sotto a tutto quanto. Mi ero completamente dimenticata di avercela. Ed è sempre così per me perché ce n'ho veramente troppa di roba. Mi raccomando, chi non avesse visto la palette, chi non ce l'ha, dovete assolutamente prendere questa palette perché vale veramente troppo. Ok, ho visto se lo stanno mangiando. Allora, la palette è questa. C'è pure lo specchio. Fatta di questi colori caldi che sinceramente sì, sono belli, ma... sono belli, però c'è gli altri sotto. Il bianco è pazzesco, il bianco è pazzesco. Ed è veramente bella, oltretutto per quanto costa, ha una bellissima resa, mi piace molto. E poi ce n'avevo un'altra. Non mi dovrei mettere tutto a posto, vabbè. Che non posso naturalmente non menzionare, cioè, voi mi dovete dire cosa ho nel cervello. La merda. Ultima, ma non ultima per sua bellezza, è naturalmente lei. Lei non posso non mostrarvela, vi volevo mostrare pure questa della Revolution Makeup, però non ne vale assolutamente la pena. Quelle della Revolution Makeup fatte a palette in quel modo. Allora, questa è quella di Jeffree Star. Io non sto nemmeno questa, la Platinum Eyes, a menarvela troppo. C'era anche questa fatta in due colorazioni, guardate solo le mani, in due colorazioni. Io tendo sinceramente a prendere sempre i colori così, i colori argentei e non i colori dorati, non so perché, non lo so perché, non me lo chiedete, vi faccio vedere soltanto una swatchata e poi basta. Ci sono i colori, questi qui, che sono un po' più perlati. Mentre gli altri che sono più... pazzesca, è una palette pazzesca, ma è anche una palette che costa 40 e rotte euro. Cioè, ragazzi, io, ma di che stiamo a parlare? Cioè, eccola qua. A parte oramai il mio braccio è talmente glitteroso che non vedete più niente. Allora, basta. Detto tutto ciò, termino. Lo sapete, la mia smania degli illuminanti, quindi era giusto per mostrarvi qualcosa e per passare un po' di tempo insieme. Fatemi sapere se avete qualche palette di queste, come vi trovate, come non vi trovate. Fatemi sapere qualcosa di questa, però non voglio buttare la scatolina, non so perché. E detto ciò, vado a lavarmi le mani perché sto messa un illuminante vivente. Io vi mando un bacio, fate brave, spippeggiate poco.